Ci sono altri interventi? Va bene, Federico. Come dichiarazione di voto, come intervento, questa? Visto che hai già fatto un intervento precedente, puoi integrare con la dichiarazione di voto. Sì, dunque, allora, io non sono d'accordo con la modifica dello Statuto della Vignola Patrimonio. Non sono d'accordo non per l'intento che a questo punto, da quanto c'è giunta spiegazione adesso, è di trasparenza, perché in quest'ottica si può agire senza necessariamente modificare l'assetto societario, cioè si modificano gli strumenti con cui l'amministratore, l'eventuale amministratore unico comunica a quelli che sono i consiglieri quelle che sono le informazioni. Tant'è vero che ad oggi già l'amministratore unico ci invia periodicamente quella che è una relazione sull'attività della Vignola Patrimonio, sia dal punto di vista dell'attività e sia dal punto di vista di tutte quelle che sono le attività. Quindi, pur essendo all'interno della minoranza, noi riceviamo un resoconto da parte dell'amministratore unico. Dal punto di, se il consiglio di amministrazione nasce per dare a noi nel senso di minoranza o a quelle che saranno le future minoranze e maggioranze, il fatto di essere rappresentati, io punterei invece su un discorso di efficienza della struttura ed essendoci il rischio in presenza di un consiglio di amministrazione che potrebbe rallentare il funzionamento dei lavori, visto che non è previsto, a quanto è stato detto, un progetto chiaro di incremento dell'attività della società, non penso che a questo punto sia effettivamente necessario modificare l'assetto della società. Poi, se questo, come non è stato detto, deriva da un piano per cui si potenzia con potenziare intendo si aumentano quelle che sono le competenze della Vignola Patrimonio, l'attività della società, ma altrimenti non capisco, io non ho capito fin dall'inizio effettivamente la natura della modifica dello statuto, ma non che non ho capito perché non ho capito, però non mi è parsa chiara, cioè mi è parsa superflua in questo assetto, soprattutto perché in questo momento e eventualmente, evidentemente anche nel futuro, visto che comunque lo scopo è solo quello di ridurre il debito, non vedo come una persona sostituita da tre persone lavori peggio, nel senso che l'amministratore unico eventualmente potrà non essere percepito come democratico, ma effettivamente è al 100% responsabile di quello che fa. E soprattutto in un'ottica pubblica come quella in cui noi ci troviamo, in presenza di amministratori delegati nel numero di tre, la responsabilità potrebbe anche diminuire, si potrebbe anche cadere nell'ottica di ma sono i due di maggioranza e quello di opposizione, cioè in logiche che si potrebbero benissimo evitare in presenza di un amministratore unico e che potrebbero creare eventuali problemi, visto che problemi più che altro di scaramucce. Con eventuali problemi ancora peggiori, visto che comunque la società si mantiene costante, cioè resta uguale a se stessa. Quindi la modifica non mi appare, da questo punto di vista, necessaria. Grazie. Nadia Piseddu. Allora, devo ammettere che mi trovo in difficoltà, nel senso che prima di arrivare qui avevamo pensato comunque di votare contro questa modifica, ma questo perché non per quanto riguarda l'aspetto democratico, che assolutamente da noi è perseguito e la massima trasparenza in assoluto. Il problema è che quando sono state date le linee programmatiche, nelle linee programmatiche veniva affermato, come ora qualcheduno qua ha lo stesso di nuovo citato, il fatto che innanzitutto dovesse essere tenuto in considerazione la posizione delle minoranze, come ha ricordato il consigliere Minozzi, e anche il fatto che comunque in ogni caso i costi per le indennità o rimborsi per gli amministratori non sarebbero dovuti aumentare. Quindi il problema qui per me nasce dal fatto che in realtà contestualmente a questo documento non è stata data una certezza in merito a queste due condizioni che per noi sono assolutamente necessarie cioè per modificare la presente, nel senso che se noi andiamo oggi a
a votare in modo favorevole a questa modifica, di fatto abbiamo tre persone e di fatto nessuno poi ci assicurerà che quello che anche alcuni altri consiglieri si auspicavano, e quindi che non ci sarebbe stato un aumento di costi, sarà poi effettivamente così. Quindi io torno a chiedere, per quanto... Minozzi, me lo dice lei, il problema è che... Sì. Ma io credo che il problema si risolve inserendo queste due cose nella delibera, Nadia. Noi credo che siamo disponibili a prevedere che non ci saranno aumenti di costi, e perché per quanto possibile sarà rappresentata anche la minoranza. Dico per quanto possibile perché in seguito a quell'emendamento che abbiamo approvato, che ricordava prima il vice sindaco, in realtà ci sarà una selezione per individuare i tre rappresentanti, i tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Cioè non sarà un giochetto maggioranza e minoranza, però insomma lo scopo è quello di garantire la massima trasparenza e partecipazione, quindi insomma a parità di condizioni individuali, è chiaro che verrà scelta una persona che in qualche modo fa riferimento alle minoranze. Questo è il massimo che si può ottenere a seguito dell'approvazione di quell'emendamento, al quale hai votato a favore anche tu. Sul costo invece il discorso è preciso, cioè no, i costi relativi alle indennità degli amministratori non saranno aumentati, questo possiamo scriverlo chiaramente. Enzo Cavani. Una parola sola. Il discorso si sviluppa su due piani. Il primo riguarda appunto, lo si è già detto, trasparenza, democrazia, eccetera. E questo fa capo alla convinzione dell'amministrazione, alla nostra convinzione di andare in quella direzione. Può darsi che sia anche un po' più può darsi che sia un po' più farraginoso anche il processo, però le intenzioni e i principi vanno salvaguardati, e questo è un principio, un'intenzione di base. L'altro aspetto è quello dell'efficienza, però efficienza nel senso che il debito macroscopico che è stato accumulato nel tempo va in qualche modo aggredito, e si cerca di farlo utilizzando la disponibilità che possono offrire le banche in questo senso. E quindi mi pare che i due principi vadano nella direzione di una modificazione in senso positivo. Siamo alla dichiarazione di voto, quindi se dopo aggiungo solo un dettaglio. Va bene, in commissione è stato chiarito anche che durante, diciamo, il bando di adesione a questa triade verrà comunicato esattamente il compenso proporzionato, cioè non c'erano delle sorprese. Siccome è un premio a risultato e diciamo che è un tetto massimo di 10.000 euro, potrebbe anche verificarsi che cali, che si riduca e che venga comunque ripartito, poi vediamo come, per tre. Non so se non è stato chiaro. No, lo dico per il fatto dell'economia. Cioè non è che si fa 10.000 per tre. Si fa eventualmente 10.000 diviso 3. Ma non c'è scritto da nessuna parte. Beh, ha detto Smeraldi, ha detto che se lo possiamo. Okay, e allora che comunque quel quello lì è il tetto massimo a obiettivo raggiunto. Sì, no, ma. Ok, ma lo dico per. No, perché Federico ha dato il via alle dichiarazioni di voto, no? Quindi, sì, perché avevi già fatto un intervento precedentemente. Quindi, in quel momento lì, si è passata la dichiarazione di voto. Vuoi sospendere? Allora, visto i tempi, visto che ormai la sala si sta riempendo per la seduta successiva, vi chiedo però un minuto, proprio un minuto di sospensione.